Con il prossimo ospite avremo la possibilità di leggere la storia da un punto di vista diverso dal solito, non come un susseguirsi di date, guerre e sovrani, ma attraverso la quotidianità del gioco, che riconnette la grande storia alla vita quotidiana degli abitanti di ciascuna epoca. La parola a Víctor Baroja y Benlliure, presidente della Federazione Catalana Gioco Tradizionale, con cui rivivremo la storia attraverso la pratica dei giochi antichi. Grazie. Primo, scusare il mio italiano, io sono della Barcellona, io parlo catalano, ma io ho fatto questo in italiano, se non capire qualche cosa vorrei domandare dopo. Innanzitutto vorrei ringraziare l'organizzazione Tocati che mi ha invitato a fare questa comunicazione, poi a mia moglie e i miei amici con cui condivido la passione per giocare e divertirmi. La mia comunicazione sarà breve per farvi domande e poter parlare dopo. Allora, la nostra associazione è un'associazione senza animo lucrativo e noi facciamo molta intervenzione nell'ambito educativo. Ho voluto condividere 5 esperienze fatte in contesti diversi con cui attraverso il gioco possiamo rivivere la nostra vita quotidiana, la storia più lunga. 5 esperienze che ci avvicinano ai materiali, al modo di pensare e di agire delle nostre generazioni passate. Queste sono le 5 esperienze, giochi in antichità, le bambole, giochi medievali, le grandi cronache, giochi dell'era moderna, gli scavi del Born, Barcellona, giochi recuperato, il caccio, il gioco del torrone e gioco da tavola da famiglia, il gioco delle 7 famiglie. State qui. Il contesto è molto importante. Queste attività sono state sviluppate nelle scuole e nelle attività ricreative. Il tempo libero è un spazio molto ricco nelle possibilità educative. La nostra proposta è partecipativa, vuole essere divertente. La storia deve essere vissuta e il bambino deve essere il protagonista. Questa è la prima esperienza. Partendo dalla bambola, noi le giochi dell'antichità, ho fatto un laboratorio per i bambini, partendo da bambole, le loro forma, il loro materiale, eccetera, possiamo trovare giochi di ricchi, giochi di poveri, come queste due bambole del 400 secolo, il 19. Questa è una bambola di ricco, una bambola romana di Tarraco, la capitale dell'Impero Romano in Hispania, e questa è una bambola di poveri. Possiamo lavorare la creatività. Questa bambola, questa piccola bambola, li costruirono gli educatori di tempo libero in una formazione al vecchio modo, ma con materiali moderni. Sono un piccolo pezzo di legno, e sono vestiti a forme moderne. Questo è il nostro laboratorio di bambola e spieghiamo il gioco dell'antica Roma e l'epoca moderna. Il gioco medievale, la grande cronica, nel corso del XIII secolo la Catalogna ha vissuto un tempo di splendore commerciale e culturale nel Mediterraneo. La grande cronaca medievale ci dicono, per mano degli scrittori, lotte, conquiste e anche giochi. Questi sono due dei nostri scrittori dell'epoca. Ramon Llull, 1232, dice in un capitolo che si chiama Per vincere e perderti, dice il gioco non piace a Dio. E poi fare una relazione di giochi dell'epoca come le scacchi, le dadi, le cagge. Ramon Muntaner, un altro grande scrittore medievale catalano, dice, 1265, e in ognuno di questi luoghi hanno fatto grandi danze e giochi. E poi spiega i giochi festivi dei cavalieri. Giochi da tavola riservati ai re,
come gli scacchi, come il backgammon, dati da parte delle genti poveri, il morale omnipresente di Dio, questo è bene, questo è male, l'aspetto delle carte di gioco, le danze popolari e le danze del tribunale, la caccia come un gioco, il gioco di pala. Tutto questo fa parte dell'intrattenimento medievale e viene scritto alla cronaca. Giocando, loro possiamo capire meglio questa epoca. Il gioco nella moderna, gli scavi del Born, nel 1714 la Catalogna perse la sua libertà. La distruzione di una parte della città di Barcellona nascondeva un tesoro che non fu recuperato fino al XXI secolo. È stata sepoltata una intera città, con le sue strade e le case e i loro giochi. I giochi di ceramica, Eufideta, è questo, non si vede, questo alla sinistra, sono giochi di ceramica trovati negli scavi e giù sono le nostre ricreazioni. Il gioco da tavola dal molì, questi sono i giochi recuperati in escavazione e i giochi che noi ricreiamo, giochi di dati antichi, giochi di dati moderni e il molì è la nostra ricreazione moderna. Queste immagini sono i pezzi trovati negli scavi e queste sono le nostre ricreazioni per il bambino, ma e pubblico adulti. Questo è molto interessante. Il gioco recuperato, il caccio, il gioco del torrone. In Catalogna c'è una lunga tradizione documentata per fare torrone dal 400, ma nel XIX secolo la concorrenza di altre regioni costrette a svolgere azioni commerciali molto creative. I produttori di torroni sono andati a Barcellona vestiti di gala e hanno promosso il prodotto con un gioco, il caccio. Questi sono i fabbricanti di torrone di un piccolo villaggio che si chiama Agramunt. Allora, l'epoca di ferie, andate a Barcellona vestiti di gala, come questa fotografia è molto bella, si dice turronero d'Agramunt, e per vendere il turrone fate un'azione commerciale. Un gioco, il caccio. Il caccio è un semplice gioco per la promozione del torrone. Questo è il torrone di Agramunt, un torrone buonissimo, denominazione protegita, molto buono. Allora, secondo il modello della lotteria medievale, il venditore aveva due mazzi di carte. Questo nella fotografia, vedere le caccia antiche, il caccio vecchio. Il venditore aveva due mazzi di carte, ha agenziato due o tre carte in un cartone e ha venduto questa carta al potenziale acquirente. Quando aveva venduto tutto, il gioco è iniziato. Si ha completato, ha girato le carte di un mazzo e stava cantando i numeri che sono usciti. Si è completato il cartone, ha ricevuto il premio, un pezzo di torrone. Il premio, quando avere tutte le carte, le due carte, il premio sono un pezzo di torrone. Così, con questo gioco, questa è la nostra ricreazione moderna, questo è il nostro gioco. Non possiamo due carte, quattro carte. Allora, di questa forma, noi impariamo la ricetta, la strategia di vendita è per i più piccoli a contare e prestare attenzione e comprendiamo meglio un stato più vicino a noi. L'ultimo gioco è quello delle sette famiglie, un gioco conosciuto in tutta Europa consistente nella formazione di una famiglia con nonno, nonna, padre, madre, figlio e figlie. La nostra associazione ha creato il gioco delle ludi famiglie, questo che voi potete vedere qui. Possiamo seguire la storia di ognuno dei sette giochi attraverso le carte, le virile, le scianco, il cerchio,
la fionda, la morra, il calcio botone e le carte e il domino sono le sette famiglie. Allora, come si gioca? Io credo che è tutto sapere giocare. Tutte le carte sono in tutti i giocatori. Allora, io potrei domandare, tu avete il nono virile? E se tu avete il nono virile, tu dove darmi me? Allora, in questa forma possiamo vedere i noni con i vecchi abiti e misteri. Potete vedere il noni di virile, il noni dello scianco, facendo il legno a mano, il noni di cerco, e la nona, vecchio lavori, lavando la roba, e queste le fionde, sono un giochi di livere. Le legioni romane fondes mallorquins, una isola, l'isola di Mallorca, sono molto, molto buono che in fonda. Allora, è un buon esempio. Il nono sono Ibero, la nona è stato fatto una fionde. Il padre e la madre sono un lavoratore degli anni 70-80. E i bambini sono in un'attitudine più radicale come questa. La morra sono un gioco di pescatori in la Catalogna. Si gioca in San Carles de la Rapita, un piccolo villaggio della Mediterranea. Allora, il nono sono un vecchio pescatore, come la nonna, il padre e la mamma, e le figlie con una vestita moderna. Il calcio in bottone, potete vedere tutta la sportivizzazione del gioco. Il calcio bottone si giocava con un bottone normale e una tavola normale. Ora il calcio bottone sono un'attività molto sofisticata, il bottone sono una pietra molto elaborata e non è una tavola normale, sono una tavola preparata per giocare a calcio bottone. Il giochi delle carte e del domino, il vecchio catalano, il nono catalano, la nonna. E un'altra caratteristica di questo gioco è che noi vogliamo trasmettere la diversità moderna del secolo XXI, la famiglia diverse. Per esempio, la famiglia dello Scianco, potete vedere una bambina orientale, o nella famiglia del Cerchio è una famiglia multiraciale. Questa singolarità è molto originale perché il gioco di famiglia tradizionale non riflessa tutta questa varietà del secolo XXI. Per esempio, nel gioco della fonda, la famiglia fionda, potete vedere un disabile, o la famiglia delle carte, qui potete vedere una famiglia formata per due mamme. E questa diversità della famiglia del secolo XXI noi abbiamo riflettato nei nostri giochi. È un giochi classico interpretato in modo moderno. Tutta questa azione che io ho presentato sono state fatte in modo che i bambini e i non bambini divertimo consapevoli della importanza della storia. Molte grazie per la tua attenzione e chi vuoi giochi molto nella vita. Grazie. Io ho detto che questa intervenzione è breve, è brevissima, e che scusate il mio italiano, ma allora se vuoi fare qualcuna domanda o se vuoi conoscere il nostro gioco, questo è il momento di fare.